Estamos en esta segunda sesión del otoño del CIMREF, en que vamos a presentar algunas charlas de meteorología feminista. Y en este caso, hemos traído aquí a Elisabetta Donnini. Elisabetta Donnini es, ha sido profesora de física de la Universidad de Turín, cosa no casual, como la mayoría, como hemos visto otras veces, las epistemólogas. Eh, más reconocidas dentro del feminismo son uh, surgen desde ámbitos más uh, científicos vale o considerados científicos quizás porque se le da más reconocimiento en este dentro teniendo una, una base eh, más científica teóricamente las críticas que hacen puede ser menos menos, menos fácilmente deshecha digamos o, o, o contrarrestada eh, o quizás también porque de todas maneras tienen los conocimientos de todos los diferentes procedimientos y por eso también pueden desmantelarlos con más agudeza. Eh, Elisabetta, aparte de, ser, de haber sido profesora de física, había sido miembro del, y es miembro del Centro Disciplinario de Investigación y Estudios de la Mujer, que se llama CIRSDE de la Universidad de Torino, eh, trabajó como física. Eh, Muchos años, y en, uh, fue en el 1970 cuando empezó a ocuparse más específicamente de la crítica eh, a la historia de la ciencia desde un punto de vista inicialmente, sobre todo de clase y también de género. Eh, eh, también, aparte de su recorrido académico, adelante, adelante. Aparte de su recorrido académico, eh, queremos destacar su, su activismo, específicamente dentro del movimiento pacifista y en relación con las mujeres de negro. Eh, ella ha escrito muchos eh, textos, entre los cuales eh, destacamos dos libros, como, que son Las nubes y el límites, Mujer de Ciencias recorridos en el Tiempo, y Conversaciones con Evelyn Fox-Keller. De hecho, este, este libro, su este último libro, Conversaciones con Evelyn Foskeller, para mí es, es un libro muy importante que yo encontré por casualidad cuando estaba escribiendo mi tesis. Y eh, cuando este verano conocí a Elisabetta en un congreso, me pareció como, ¡Ah! no es posible cuando por fin ves una persona de la que has leído bastante cosas y la ves en carnes y huesos. Y además eh, ves como una persona... Que, pertenece, que tiene todo un recorrido histórico y feminista, hace un discurso que no está anclado en el pasado, sino que está, tiene muchas relaciones con lo que es la actualidad y eh, mucho respeto y mucha gana de ponerse en debate con uh, también personas más jóvenes. Y esto me ha parecido y me parece particularmente relevante y destacable por eso la hemos invitado y estamos encantados de tenerla aquí eh, con, esta, con, con esta presentación que será epistemología feminismo entre género y generaciones como elisabetta habla en italiano eh, le doy la palabra y de vez en cuando pues la interrumpimos y yo haré la, unas traducciones. aquí tenemos otra italiana por si hay alguna, algún error y si en la traducción también eh, utiliza alguna palabra que Eh, non ha sido ben traduci dal castigliano, darmi il tocco e così lo regolamos entre todas. Muchas gracias e benvenuta Elisabetta. Molte grazie a, a tutte voi che siete qui, eh, grazie al Simref che mi ha invitata, grazie soprattutto a Barbara. L'ho conosciuta quest'estate appunto, come diceva, ho capito un poco perché <ride> ci si destreggia con, eh, con il castigliano già un po' meno con il catalano, però eh, l'ho conosciuta a un incontro quest'estate e eh, evidentemente c'è stato un feeling reciproco di simpatia, per cui mh, ci siamo così scambiate qualche parola, qualche commento sul, su cosa significava quell'incontro e, e quando mi ha poi scritto e mi ha accennato, ma se ti invitassimo a Barcellona verresti? E io ho detto, beh, sì, può essere interessante. E poi infatti mi ha scritto nell'estate, ci siamo messi d'accordo e quindi eccomi qua. E sono molto contenta di eh, proporre qualche riflessione sulla critica femminista della scienza in, una, in un ambiente in cui il termine femminista evidentemente ha ancora... Una, una validità riconosciuta. Nell'università italiana, eh, diciamo negli studi teorici italiani, la italiana presente sorride è molto, molto improbabile che si possano tenere studi femministi. Eh, bueno, eh, aparte de ag empezar agradeciendo a vuestra presencia y el CIMREF y también a mí misma eh, por haberla invitado, eh, ha explicado cómo nos hemos encontrado este verano y el feeling inmediato eh, que ha habido entre, entre las dos y la, la primera fase de, de contactos que hemos tenido. Eh, en particular, eh, es fundamental remarcar que está muy contenta del hecho de que aquí est estemos utilizando en este espacio la palabra feminismo tan directamente. in quanto in i studi di genere in Italia giustamente si usa solo genere e parlare di femminismo è qualcosa che ha uh, i suoi problemi e questo lo valora molto positivamente ecco eh, quello che mi interessa discutere con voi proponendovi qualche mia riflessione è eh, come la categoria di genere è stata agli inizi della critica femminista della scienza fortemente radicata nel femminismo e con una eh, portata rivoluzionaria e come attraverso gli anni è stata invece mh, molto nettamente depotenziata ehm, e ha perso la spinta rivoluzionaria originaria, è diventata piuttosto riformista. Lo que quiere debatir con nosotras es cómo dentro de los estudios de las, de las críticas a la ciencia, la, la categoría de género ha sido una categoría inicialmente prolongada desde el feminismo y que tenía una fuerte carga revolucionaria. Sin embargo, como en el transcurso de los años, esta misma categoría, esta misma palabra ha ido perdiendo este, este valor que tenía y ha ido transformándose en una palabra que muchas veces asume un carácter reformista. Ecco, e quindi attraverso gli anni eh, spiega perché ho, ho scelto nel titolo di mh, parlare, di, di proporre l'epistemologia femminista tra genere, categoria fondante, e generazioni. Le generazioni come sfondo di mutamenti nel tempo. Per iniziare sull'importanza della svolta di genere, della riconcettualizzazione a partire dal genere, eh, vi propongo uno spunto forse strano perché proviene da un eh, lavoro di Evening Fox Keller, autrice di, di studi assolutamente fondamentali per tutta la critica femminista della scienza, eh, dalla fine degli anni 70, uno studio però per certi versi curioso. In quanto si, in, si basa su una, eh, una eh, considerazione del significato della nascita della prospettiva in pittura tra, 500, tra 400 e 500, cioè la eh, invenzione, sostanzialmente un'invenzione, da parte dei nuovi grandi pittori, di tecniche di rappresentazione del reale con quello che venne chiamato il punto di fuga cioè in una situazione tale finisco che eh, viene simulata da questa tecnica la vista da nessun luogo e eh. Por esto, por lo que nos estábamos comentando antes, ha escogido incluir en su título, por una parte, la palabra género, categoría fundante, y por otra, la categoría generaciones, en cuanto las generaciones se representan y sirven como base para las mutaciones en el tiempo de estas categorías. Vale. Eh, para reflexionar sobre estos dos términos, eh nos eh, pide eh, empezar a través de eh, una un exemplo que recoge da grande eh investigadora feminista Evelyn Foskeller, sobre la cual ella ha trabajado muchísimo, eh, y es una, un estudio que al parecer no tiene nada que ver con el género y eh, que es eh, un ejemplo que tiene que ver con lo que es el arte y la pintura. Eh, Evelyn Foskeller propone unas consideraciones sobre el nacimiento de la perspectiva en... en, en uy, ahora no me sale, en dibujo, ¿cómo se llama? Las artes de pintura, vale, las artes sí, pintura, entre el 500 y el 600. Y especialmente cómo estas técnicas eh, tienen relación con la representación de real. De alguna manera los pintores con esto que era considerado el punto de huida, el punto de fuga, se dice fuga también, mira, Io tentavo tradurlo e, 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 e non c'è traduzione. È lo stesso. Con il punto di fuga, eh, eh, sembra eh, che si possa avere una posizione che non è posizionata, che è una posizione assoluta. Vale? E è da questa posizione che ora ci parlerà, suppongo. Barbara ha già usato il termine un punto di vista assoluto che è proprio la svolta chiave. <ride> quindi la ringrazio <ride> ha anticipato il passaggio un punto di vista assoluto così come la quasi contemporanea nascita della scienza moderna ha proposto ehm, ha preteso che stesse mh, che quello che veniva prodotto come sapere scientifico si distinguesse da tutti gli altri perché eh, espressione di una razionalità assoluta. Soltanto la scienza, da allora, scienza moderna e contemporanea, viene accreditato il carattere di oggettività e l'oggettività si accompagna poi all'universalità. Se, se l'affermazione scientifica non dipende da alcun soggetto, allora è universale. Eh, ovunque e da chiunque quella deve essere, ed è univoca. Una volta che si studi quel dato fenomeno, soltanto quella eh, descrizione scientifica è possibile. Ed è qui che allora eh, diventa esplicito il discorso di genere. Eh, lo siento, he adelantado la, la, misma, la misma afirmación que ella quería hacer sobre el punto de vista absoluto. ¿vale? Eh, que ella comenta: este mismo punto, punto de vista absoluto que se estaba promoviendo del ámbito pictórico con el punto de fuga es el mismo que se promueve en el momento en que nace la ciencia. De hecho, la ciencia moderna eh, pretende que el saber científico está basado en una racionalidad absoluta y que eh, es la única disciplina o la único, el único aspecto de la realidad que pueda ser completamente objetivo. Obviamente, esta objetividad o esta presunta objetividad en la ciencia es, está siempre acompañada por una universalidad. Porque si es indiferente el sujeto y no depende del sujeto que la produce la ciencia, por lo tanto es universal, con lo cual también es aplicable en todos los contextos. Y además es unívoca. Y esto es eh, el elemento que ella quiere relacionar con la cuestión del género. Y e infatti, Ivelin eh, Fokheller dio al artículo en que discusse esta correlación. Che non è solo una contemporaneità con la nascita della prospettiva, eh, diede il titolo Il paradosso della soggettività scientifica. Paradosso perché la presunta oggettività espresse in realtà un punto di vista molto parziale e eh, relativo alle caratteristiche in cui si stava organizzando l'identità di genere del maschile eh, in età moderna, diciamo. E di qui anche la possibilità riconosciuta soltanto agli uomini e non alle donne di poter fare scienza, che valse poi per molti secoli. Eh, Evelyn Foskeller, de, no acaso, decidió llamar el, el artículo en que estaba debatiendo de esta correlación entre las artes pictóricas y la ciencia, el, el parado, la paradoja de la subjetividad científica, eh, en cuanto eh, toda objetividad no puede sino ser un punto de vista parcial. Y entonces eh, hay esta paradoja de la pretesa objetividad dentro de la, de la parcialidad. Y cómo, eh, evidenciaba cómo esta, esta objetividad estaba construida en base a las características masculinas o masculinizadas de, la época de, de aquella época determinada. Eh, y esto, además, tenía que ver mucho con, con la cuestión de la subjetividad y de los sujetos que producían la ciencia, porque en esta época los sujetos que podían producir la ciencia eran los varones. E non per nulla infatti eh, li si chiama ancora i, i vari Bacone, New, eh, Galilei, Newton, li si considera i padri fondatori della scienza moderna. Non potevano esserci madri. E eh, nell'analisi di Ivens Fokeller le messe a fuoco di queste caratteristiche di genere essenziali proprio alla, eh, al canone della scienza come sapere oggettivo, universale, univoco, eh, è stata un'analisi molto ampia, molto articolata, da molti, con molti, eh, molte messe a punto e eh, per esempio suggestivo è un lavoro sull'occhio della mente. La conoscenza scientifica non passa attraverso un soggetto incarnato in un corpo, la conoscenza scientifica passa attraverso la razionalità astratta e appunto assoluta del, e disincarnata di cui gli uomini, secondo quell'identità di genere, sarebbero capaci. Eh, non no è una casualità. Que eh, autores como y científicos como Bacon, Aristóteles, Newton y muchos más se consideran los se definen como los padres fundadores de la ciencia moderna y eh, carecemos completamente de madres fundadoras, ¿no? eh, Con lo cual esta, este binomio, esta relación directa ya se ve claramente. Eh, Evelyn Schrader en su en su análisis profundiza mucho más entre lo que son las relaciones entre eh, el, y el, el la el, la, proces, la, perdonar, la, articula, la compleja articulación que hay entre ciencia y género eh, en otro los ejemplos que nos pone es la utilización de la metáfora ojo de la de la, de la, de la mente ¿no? eh, esta metáfora sirve Eh, claramente, per identificare una visione del conoscimento che non passa per il soggetto incarnato, sino eh, per un'oggettività desencarnata in la quale i corpi desaparecen. E credo che così eh, diventi del tutto evidente: ha ah, soltanto un piccolo intervento. Sono gratissima a Barbara per come sta riuscendo a eh, tradurre. Mh, in modo concettualmente perfetto quello che dico. Una piccola, un piccolo intervento sui padri fondatori, non Aristotele, troppo lontano. Scusa. Bacone, eh, Galilei, Galileo. Newton. <ride> no, no, diciamo, eh, storicamente è importante, anche perché le caratteristiche che li univano sono proprio quelle che si sono proiettate e... Eh, consolidate, cristallizzate nella scienza moderna e contemporanea. No, per concludere su questa eh, prima elaborazione attorno ai, alle suggestioni che vengono dai lavori di Evelyn Foskeller, un'ultima considerazione che il genere, che analizzare il problema della della genesi della scienza da un punto di vista di genere fosse decisivo, credo che sia evidente. Non era questione di sesso, di essere biologicamente donne o uomini, il poter esprimere una capacità di razionalità assoluta, ma era l'identità ehm, di genere costruita percepita da donne e uomini che li aveva e li ha plasmati secondo quelle attitudini, quelle attese sociali e quelle prescrizioni sociali oppure quelle altre. Quindi distinguere tra genere e sesso rispetto all'analisi femminista della scienza si rivelò assolutamente fondamentale. parte hacer una pequeña corrección de mi traducción, que en los apuntes me había apuntado mal, y es a Galileo y no Aristóteles, el tercer padre fundador al que hizo referencia. Eh, siento este, este pequeño desliz. Eh, nos explica cómo la, la importancia de este trabajo, del trabajo de Benjamin Foskeller y de otras con ellas, ha sido este análisis, esta génesis de la ciencia desde un punto de vista de género. Y aquí vuelve a lo que nos comentaba al principio de la importancia de la del, del uso del término género en este específico estudio de la, de la ciencia, estudio crítico de la ciencia eh, desde una perspectiva feminista, porque esto ha permitido eh, evidenciar que no se trataba de una cuestión de sexo, no se trataba de, la, de una cuestión de eh, o de orden natural de nacimiento de las personas, sino se trataba de la construcción de los mandatos de género que permitían o no permitían a los sujetos acercarse a la ciencia. ¿Vale? Y por esto, este, este concepto en este momento histórico ha sido extremadamente fundamental por la crítica epistemológica de la ciencia. Paso a un alto. Tra un altro modo in cui è stata introdotta, eh, sempre tra la fine degli anni 70 e l'inizio anni 80, come nel caso di Evelyn Foskeller, la critica di genere, anche se in questo secondo caso che voglio brevemente richiamare non, non era tanto esplicito il termine genere. E anche qui eh, vorrei rifarmi a uno spunto dalla pittura. Eh, abbastanza accidentalmente come talvolta succede mi accadde negli anni 90 di vedere una mostra eh, di nature morte molto bella, molto ricca molto bella nel senso che c'erano eh, quadri assai suggestivi in particolare poi italiani, fiamminghi caravaggeschi della scuola del Caravaggio e avendo Anni prima, eh, trovato una grandissima apertura d'orizzonte in un certo volume che aveva titolo La morte della natura, mi dissi, ma come per Ivens Foskeller, prospettiva e eh, vista da nessun luogo, così anche Nature è in pittura e messa a morte della natura nella scienza. Hoy vi cuál era el volumen. Aquí tenemos una dificultad porque aún no he acabado de entender exactamente lo que nos quiere explicar. De todas maneras, después de explicar la propuesta de Evelyn Foskeller, explica otro tipo de propuesta que siempre que se ha hecho, siempre en la misma época, en los 70-80, de críticas de la ciencia con la utilización de la palabra género. Aunque si en este caso la palabra no ha sido utilizada de una manera completamente explícita como en el primer caso. Eh, para explicarnos este nuevo, este nuevo, esta nueva línea, digamos, también quiere hacer referencia a una cuestión pictórica. Eh, en los años 90 eh, ha ido a una, a una muestra de pinturas muertas, de naturas muertas. ¿Vale? Eh, específicamente eh, con muchos autores italianos y flamingos y todo esto. Y en el momento en que estaba mirando estas obras de arte, se acordó de eh, un libro que se llamaba La muerte en la naturaleza y eh, ahí hizo la, esta relación entre el, el análisis que proponía Evelyn Voskelder del punto de fuga y el análisis que quizás se podía hacer de eh, estas pinturas muertas como también representación, si bien lo he entendido, en la muerte en la ciencia... Muerte de la natura. Muerte de la naturaleza. Muerte de la naturaleza. De la muerte de la naturaleza. Vale. Y eh, la muerte de la naturaleza... Era appunto il io mh, poi ci lavorai attorno, così mi, mi parve una, uno spunto interessante, e, eh, ma mh, mi riuscì suggestivo perché avevo trovato di grandissima eh, ricchezza come critica femminista della nascita della scienza moderna. Quella che eh, Caroline Merchant, una, epist una epistemologa femminista, anzi, con sensibilità ecologica molto forte, ecofemminista per certi aspetti, aveva sviluppato appunto negli stessi anni di Keller, eh, e che l'aveva portata a pubblicare questo. Volume, la morte della natura con sottotitolo Dalla um, natura organi dal, um, Mondo Organismo al mondo macchina. Eh, siguió trabajando a partir de questa intuición che que tuvo en la, en la muestra. Eh, y relacionándolo exactamente, como decíamos, con este, con este libro eh, que había escrito Carol, Mar Carol Marchand, una epistemóloga feminista, o mejor dicho, ecofeminista, en, al en algunos aspectos de su trabajo. Eh, y, eh, como decíamos, este es el título se llamaba La muerte en la natura y el subtítulo era Del mundo orgánico al mundo tecnológico, ¿no? Mondo macchina. Macchina, al mondo macchina, sì, se vuole dire, anche in Castiglia. Se vuole dire, sì, al mondo <ride> macchina. e Perché è proprio questo l'elemento decisivo, analizzato, più che analizzato, a poco a poco fatto emergere da, da um, Caroline Merchant con uno scavo storico in quello che avvenne con un grande cambiamento di metafora, una trasformazione culturale enorme da secoli di una tradizione che guardava la natura come corpo vivente, organismo in quel senso, corpo vivente spesso associato a madre o anche matrigna, non sempre così benevola, ma corpo vivente, alla nuova concezione della natura come macchina. Ora, il nascente meccanicismo industriale eh, concepiva e costruiva le macchine come aggregati di parti, quindi la natura macchina significava vedere quello che già era un corpo vivente come un insieme disaggregabile di elementi che, possa, che può essere smontato, può essere rimontato, in base alle, al contro, alle capacità di intervento, di controllo e agli scopi del soggetto, scienziato, tecnico, tecnologo che opera su di esso. Eh. La, el trabajo de Carlon Marchán eh, es una, un trabajo de, de búsqueda histórica eh, de cómo ocurrió el, este pasaje, un pasaje fundamental de la metáfora de la naturaleza como cuerpo vi, vivente, como cuerpo vivo, que además se asociaba muchas veces con la, con la figura de la madre o de manera menos benévola de la madrasta. ¿vale? Eh, y la nueva concepción de la naturaleza como máquina. Una concepción de la naturaleza como máquina que además en aquella época histórica tenía mucho que ver eh, con máquinas que estaban compuestas por elementos, que no eran unívocas. ¿vale? Por lo tanto, eh, la naturaleza pasa a ser representada desde un cuerpo vive, vivo a un insieme de eh, a un conjunto un agregado de elementos, elementos que por sí mismos pueden ser desagregados y vueltos a agregar. ¿vale? vemos cómo hay un cambio fundamental en la misma conceptualización de lo que es la naturaleza. y este cambio fundamental de la concepción de la natura es el fulcro Del metodo scientifico in senso moderno, perché l'esperimento scientifico eh, pretende di estrarre un singolo fenomeno da un dato contesto e di poterne rilevare le, i processi, le, eh, diciamo il, il gli eventi a cui è sottoposto, indipendentemente dal, dal contesto, quindi nessuna complessità organica, ma un riduzionismo a parti eh, non correlate le une alle altre. Este elemento es fundamental, este nuevo paradigma es fundamental para entender también el método científico moderno, que se basa en la experimentación que supone que sea posible coger un elemento de manera aislada de su contexto y poderlo analizar y entender sin tener en cuenta Eh, Paranada este contesto, come se fuera indipendente di ello. E quindi proprio con la negazione della complessità organica. E per questo eh, con la negazione totale della complessità organica. Eh, ancora una volta ringrazio Barbara per le anticipazioni. <laughs> Che credo provengano dal fatto che lei ha una splendida dimestichezza con questo, eh, questo genere di questioni, questi temi. Per cui ha utilizzato il termine paradigma che prima o poi anch'io pensavo di far intervenire, perché di fatto eh, al di là delle strade diverse, paradigma era nato nel Critica storico-sociologica della scienza. L'aveva inventato Thomas Kuhn pochi decenni prima, e Thomas Kuhn, tra l'altro, era un riferimento di cui Evelyn Foskeller teneva, teneva conto. E il paradigma, e quindi il mutamento di paradigma, eh, descrive quel modo di guardare a. A una, una situazione scientifica eh, caratteristico di un dato ambiente scientifico, quella che Kant chiamò la comunità scientifica, e quindi espressione di una data epoca, una data cultura, date priorità. Bueno, di nuovo ho anticipato un término, lo siento, però sono le traduzioni che non sono parole per parole. tendemos igual a, a introducir nuevas interpretaciones. Eh, de todas maneras, se ha movido en la misma línea, o sea que eso ha sido una anticipación, eh, de la palabra eh, paradigma. Eh, la palabra paradigma que ha sido introducida por Thomas Kuhn, eh, epistemólogo eh, muy reconocido también, y que también ha servido y es mencionado en los trabajos de Evelyn Foskeller. Eh, la mutación del paradigma y el, paradigma, la, 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 el reconocimiento de la que existen mutaciones de paradigma nos explica de que hay diferentes maneras de mirar la ciencia y que la, la comunidad científica o los grupos de científicos pueden tener una mirada parecida en una determinada época y tener otro tipo de mirada en otra época. Y esto... variazione della mirata è ciò che costituisce lo paradigma. Ecco, e la, il cambiamento di paradigma nel, nel caso della nascita della scienza, della nascita della produzione, inizio della produzione eh, della scienza moderna, fu legato soprattutto al fatto che una volta che la si concepiva come insieme disaggregato di parti, la si poteva appunto smontare, di cui l'immagine della macchina, e eh, utilizzare, utilizzare in quanto risorse che potevano essere prelevate, secondo fini, i fini di coloro che avevano. In mano le, le chiavi dell'accesso alla scienza. Perciò una scienza con vocazione di controllo e intervento. E questo era assolutamente esplicito, in particolare nei primi lavori eh, di fondazione del metodo scientifico con Francesco Baccone. Eh, este cambio di paradigma nel caso che ella Eh, quiere subrayar, definir como la producción de la, del método eh, de la ciencia moderna, y la palabra producción justamente es importante, eh, estaba especialmente relacionado en el contexto en que estamos hablando, en que eh, vemos la natura como una naturaleza como un, un conjunto de elementos, con la posibilidad de desmontar. Y utilizar o sea la ciencia puede desmontar y utilizar la naturaleza eh, como recurso recurso para quién para las finalidades de los que manejan y tienen las llaves el poder de la ciencia eh, de hecho especialmente en los primeros los inicios de la ciencia beconiana las palabras control y intervención eran palabras claves fundamentales de los, las producciones científicas. Ed è qui che, eh, usato o no il termine genere, si, si annida il, eh, il significato di genere di quel cambiamento di paradigma. Perché mettere a morte la natura, data la concezione antica della natura come corpo vivente di, di madre, significò mettere a morte il femminile e eh, affermare la dominanza del maschile attivo, eh, che è attivo nel pubblico rispetto al femminile ridotto in passività e confinato nel privato. Esta, este Este cambiamiento de paradigma es muy importante por lo que tiene que ver con la cuestión de género, porque eh, implica, o sea, en este momento la ciencia lo que hace es que mata la idea de naturaleza entendida como cuerpo y que en este momento era entendido además como un cuerpo viviente de la madre y representante de todo lo que eran los aspectos femeninos, ¿vale? Y eh, considera como en la... En cambio, el espacio eh, masculino es el único espacio, eh, de alguna manera, importante. Por lo tanto, la ciencia eh, ayuda a posicionar lo masculino como a considerar lo masculino como activo y eh, ocupante del espacio público. E la scienza moderna, in questo caso, este questo cambio di paradigma, e lo femminino come passivo e relegato all'espacio domestico. Eh, forse su questo posso, posso fermarmi. In sostanza, mi pare che. Eh, emerga, non penso di averlo argomentato molto a fondo, ma che emerga la correlazione attraverso l'analisi di questo cambiamento di paradigma fra la, il processo eh, socio-economico della nascita del capitalismo, quindi dell'organizzazione dell'identità di genere maschile attorno alla figura dominante dell'imprenditore eh, la, la correlazione con la nascita della scienza moderna e mh, i caratteri che ha avuto per tutti i secoli successivi fino alle tecnoscienze attuali che sono un'esplicita commistione di tecnica e scienza. Si bien considera que no ha podido argumentarla en profundidad, espera que con esta con esa explicación haya quedado claro el, el, el paralelismo que hay entre el proceso socioeconómico y la nacida del capitalismo, con eh, la, 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 la importancia que se da al sujeto emprendedor, con la nacida de la ciencia moderna. Como hemos visto que también tiene las mismas características, incluyendo y que tenía, o sea, si bien la ciencia moderna empezó hace ya muchos años, considera que todavía estas características son muy presentes hoy en día eh, y son, siguen siendo muy presentes en lo que es la tecnociencia actual. Eh, con eso, torno velocemente a Ivanez Fosterler por pocas palabras. Le, I suoi eh, lavori nel, nel campo della critica femminista della scienza sono stati molto vari, poi con molte elaborazioni che l'hanno portata anche più lontano. E in, eh, in lei, specie all'origine, si sentiva molto forte la carica di una esperienza personale che la spingeva a ehm, considerare. Importanti, direi essenziali per lei, quei problemi. Ed era la carica di una donna formatasi, già una ragazza come studentessa, formatasi in ambiente scientifico, che aveva fatto infinitamente fatica a sentirsi presa sul serio, a essere cioè accettata in quel mondo quasi tutto di uomini peggio ancora di com'è adesso che non è che sia particolarmente aperto al, al femminile. Eh, volviendo a los trabajos brevemente, a los trabajos de Evelyn Foskeller, que son, que son muy variados, eh, dice que se puede ver una, también una evolución dentro de sus trabajos y, en específico, eh, se puede notar cómo en sus orígenes ellos estaban muy relacionados a lo que era la experiencia. Personal de la misma autora, de una persona que se ha formado en un ambiente científico, eh, un ambiente muy masculinizado, mucho más eh, que hoy en día, eh, y que por esto había sufrido mucho eh, y tenido muchas dificultades para poder ser reconocida y aceptada de, de esto. Y ahora, después, la evolución después, nos la contará ahora, supongo. ¿De, la, de la origen? Ah. No, no, ahora me de Però avevi detto che aveva fatto uno, uno, uno spostamento da un'origine passata all'esperienza per personale? No, diciamo che nel, negli scritti delle origini era molto forte l'esperienza personale. Poi ha tentato sempre di più di ehm, rendere la propria critica di genere interessante negli ambienti scientifici e sempre di più... Si è scontrata con l'assoluta, la quasi totale indifferenza dei fisici, poi si è spostata verso la biofisica, ha pubblicato lavori molto belli, per esempio, sul, sul paradigma della genetica, eh, il secolo del gene. Però il progetto originario che l'analisi di genere potesse entrare in relazione con la produzione di scienza e quindi contribuire a aprire delle alternative, questo non è, non è riuscito. Eh, come diciamo, desde estos principios ha intentato uh, molto fortemente che la critica di genere Pudiese eh, entrar en debate eh, dentro de lo que fueran los ambientes científicos, específicamente dentro de la física desde donde provenía ella, pero se ha topado con uh, un muro. Eh, por lo tanto, eh, se ha movido un poco la, al ámbito más bien biofísico donde ha trabajado sobre por ejemplo, el siglo de, de, del género. Eh, sin embargo, digamos a, a su intento de introducir esta crítica de género dentro de, del ámbito científico, de alguna manera ha fracasado en cuanto no ha encontrado interlocutores eh, abiertos a, a este diálogo. si sono invece sviluppati dei filoni in un certo senso più freddi, eh, meno radicati nel vissuto, nel, um, nell'esperienza personale. Ivens Foskeiler, nell'introduzione uh, nell uh, di, di un suo libro che è stato fondamentale per tutti noi, cioè uh, Reflections on Gender and Science, uh, si rifà all'aforisma del femminismo delle origini, il personale politico, e afferma che quello è un metodo. Cioè è molto forte, eh, trasformare, molto forte leggere in una affermazione politica eh, la, il fondamento di un metodo di analisi epistemologica, scientifica, quel che si vuole. Dice que otras eh, vertientes más uh, frías o más distanciadas de la, de, la, de la epistemología feminista han sido más uh, reconocidas. Eh, en cambio, eh, su trabajo, que podemos uh, ver claramente posicionado en la introducción de su libro Reflexiones sobre el Género y Ciencia, en el cual ella afirma directamente, recogiendo el, el, el lema. Feminista del personal es político que este mismo lemma tendría que ser utilizado como método científico, y esto es lo que de ninguna manera ha sido uh, aceptado ha sido, o se ha podido poner en juego dentro de lo que es la definición de la ciencia. Se sí. han desarrollado, otros de di riflessioni epistemologiche femministe che io eh, avverto come in un certo senso più freddi, più astratti, più teorici, interessantissimi, ma mh, più teorici. Per esempio, ne cito due, uno in particolare mi porta a un passaggio mh, che è stato probabilmente decisivo per eh, rendere complicato il concetto di genere. Eh, ne cito due, il primo è Sandra Harding, cioè cito due figure. Sandra Harding, epistemologa femminista, eh, ha scritto molto, molti volumi importanti e eh, ha attraverso un'analisi comparata di diversi, eh, diverse concezioni epistemologiche, realismo, costruttivismo, positivismo e così via, e mh, prospettive femministe, è arrivata a eh, proporre quella che ha chiamato la strong objectivity, una eh, oggettività forte. Eh, come lo En, en contraposición a esta, a esta propuesta de Evelyn Foskeller, las propuestas epistemólogas feministas que han tenido más, más resultados o que han podido prosperar más son las que, en opinión de Elisabetta, se podrían definir como más frías, abstractas, teóricas. No quiere desestimarlas o hablar mal de ellas, pero sí que las considera un poco menos. Eh, cargadas de valencia feminista que quizás no ha dicho exactamente esto, está interpretando un poquito, eh, pero eh, de lo que era la, la de Evelyn Foskeller. Quería citar dos autores en específico. La primera que nos ha mencionado es Sandra Harding, que a, a través del análisis comparado que ha hecho de las diferentes corrientes epistemológicas, así como de las diferentes propuestas feministas, ha llegado a proponer como fundamental de la ciencia eh, el, el alcanzar la que se define como objetividad fuerte. Objetividad fuerte, sea, capaz de... Di... tenere conto anche della soggettività eh, in, ineludibile, della parzialità, cioè del punto di vista eh, che eh, porta a produrre quella determinata forma di sapere in un dato momento, in, una, in date condizioni e così via. Ora, eh, può essere un'affermazione... Accademicamente interessante, ma appunto, a mio parere, se, se questi ragionamenti hanno avuto qualche successo è perché c'è stato qualche successo per, molto poco, per eh, l'accoglimento degli studi di genere nell'accademia, cioè è diventato possibile. Mh, con gli women's studies o i gender studies, anche a fianco di epistemologie di un certo tipo, proporre epistemologie come quella dell'oggettività forte. Il concetto di oggettività forte sarebbe il, il conseguire una, una nuova oggettività che è capace di tenere in conto della soggettività e della parzialità del punto di vista. de quien produce el conocimiento y la producción del mismo ¿vale? eh, a, en opinión de Elisabetta este tipo de epistemología ha conseguido de alguna manera algún tipo de reconocimiento eh, también porque ha coincidido con eh, lo que ha sido la eh, instalación de los que son los estudios de género dentro de eh, muchas universidades por lo tanto no ha entrado realmente in uh, de forma trasversale sino che ha entrato in questo spazio specifico che sono los studi de genere. No, no, no. eh, una, una formulazione anche che ha avuto fortuna in queste prospettive degli studi di genere, eh, una formulazione proposta da Sandra Harding è la standpoint theory. La, teoria del punto di vista. Eh, chiaramente, come in Iven Foskeller, c'è la negazione che esista, la vista da nessun luogo, e c'è il ribadire che ogni affermazione eh, è legata a un punto di vista. E, e in questo ancora considerare mh, essenziale, soprattutto la distinzione di genere tra il maschile e il femminile bueno, eh, la teoria specifica che ha formulato Sandra Harding si chiama teoria del punto di de vista e eh, come già rimarcava Emeline Foskeller è la misma linea eh, parte della negazione che esista una vista, una, una posibilidad de mirar desde ningún lugar y un reconocimiento que todas y todos estamos mirando desde un lugar específico eh, y en este lugar específico el género tiene mucho que ver. Forse più para... Uh, Analizzare i cambiamenti del, delle concezioni di genere, diciamo anche della funzione che rifarsi al genere ha avuto nel, nella storia del femminismo recente, e sono i lavori di Dana la, la sua mh, La sintesi della sua prospettiva è eh, contenuta nella locuzione Situated Knowledges, ehm, conoscenze, saperi situati, saperi posizionati. Apparentemente non è molto diverso dalla, ehm, dalla standpoint theory di, di Sandra Harding, apparentemente, perché in realtà i saperi posizionati di Dan Haraway. Pongono un problema di posizionamento molto più complesso della bipolarità maschile-femminile prevalente in Sandra Harding, in quanto, anche se Sandra Harding poi ha elaborato sul, sulla complessità dei femminismi, la critica delle nere americane, il postcolonialismo e così via. Però Donna Haraway è più radicale. E, lo si può cogliere in un suo lavoro che ebbe sconcertò anche molto e fece molto discutere, il Manifesto Cyborg, un, uno scritto in cui eh, costruì, costruì mh, discusse di una sorta di ibridazione mh, soggetto umano, chiamiamolo, e e, e parti artificiali, un'ibridazione che va, non direi oltre, ma proprio fuori delle appartenenze di genere. Non è questione di donne e uomini, ma è questione delle, degli spazi che si aprono una volta che i, i soggetti umani eh, vogliono e possano e intendano dotarsi di questi prolungamenti artificiali. Eh, otra autora que quiere mencionarnos y que además eh, con la cual además eh, eh, tiene más eh, digamos que considera que tiene una, un interés mayor incluso que Sandra Arding, es Don Arawi. Don Arawi, eh, que propone la teoría de los conocimientos situados, eh, que si lo miramos simplemente por el nombre, teoría del punto de vista de conocimientos situados, nos pueden parecer dos teorías que son casi idénticas. Eh, sin embargo, su propuesta va mucho más allá de la... Eh, del punto de vista dicotomizado del que nos, nos hablaba Sandra Harding, del punto de vista de las mujeres y de los hombres, eh, haciendo una propuesta eh, de visión y de mirada que es mucho más amplia. En ese sentido, eh, menciona el, el fabuloso libro de Harrowway, Manifiesto Cyborg, que es un libro claramente muy, muy disruptor de todo lo que son los conceptos anteriores y en el cual eh, presenta esta, esta metáfora en la que la hibridación de los sujetos entre humanos y máquinas eh, deviene fundamental si todos somos cyborg eh, mucho más allá de las pertenencias de género eh, nuestra situación, nuestro posicionamiento que no, que el, desde el cual producimos conocimiento tiene mucho que ver también con eh, los espacios que tenemos gracias a la utilización de la que son también eh, las herramientas máquinas que pueden ser partes de nosotras mismas, y por esto hay esta superación de, de esta dicotomía de sujetos de género, y de otra parte. superare questa dicotomia eh, veniva mh, perseguito, affermato anche con forza sociopolitica dirompente da tutti i movimenti LGBT che non si riconoscevano appunto nella bipolarità fissa. E tutto questo ha dato origine alle teorie cosiddette queer, cioè la apertura a modi di essere, eh, modi di percepirsi e di vivere non eh, fissati, non eh, costretti in una identità, già identità di genere a quel punto mh, diventava inaccettabile. Identità significa rifarsi a un noi, eh, un noi unificante, quale noi unificante e tra le, le, riflessioni queer, o meglio, le riflessioni su questi processi, cito Judith Butler, che con Undoing Gender, cioè l'analisi eh, di, di come è stato disfatto il genere, si sta disfacendo il genere, ha messo a punto, ha eh, portato in luce l'insufficienza di una concezione fissa e che diventa stereotipata, che eh, diventa troppo costrittiva. La superazione di questa dicotomia era una superazione che inoltre stava reclamata da molti anni da tutto quello che erano i movimenti LGTB. y todas las otras siglas que podemos añadirle y etcétera etcétera eh, que eh, no se reconocían en esta bipolaridad fija propuesta por parte del, del feminismo clásico y también eh, es a la base de lo que es el desarrollo del movimiento queer eh, de hecho este este movimiento bueno eh, quizás eh, digamos la propuesta de un movimiento sin uh, sin identidad eh, el descartar una identidad fija vale eh, y que ya simplemente definirse como un conjunto único te, te impone unas características que se quieren superar vale en ese sentido hablando de movimiento queer eh, nos habla obviamente de la autora eh, considerata madre del movimento queer, che è Judith Butler, che in, in suo testo Deshaciendo il genere pone molto chiara la insufficienza di questa concezione fissa e stereotipata di quello che sono i generi. E quindi potremmo concludere il genere è una categoria superata? Lo metto col punto interrogativo. Perché eh, Secondo me ci troviamo in una situazione paradossale. Agli inizi, parlare di genere già sconcertava e, in ambienti, e non soltanto in ambienti accademici, ma proprio nella, nella lingua comune, tra, nelle opinioni correnti, era, era un, quasi una provocazione e soltanto femministe. Parlavano di genere e utilizzavano il genere come uno strumento di rivendicazione anche di autonomia dal maschile. Adesso genere è una parola svuotata di ogni portata rivoluzionaria, quella che era l'intenzione delle origini. È una parola resa neutra, sembra assurdo, a me infatti pare proprio un paradosso, ma Faccio un esempio, a Torino eh, esiste un assessorato in comune alle politiche di genere, dove per politiche di genere si intende la promozione delle pari opportunità fra donne e uomini. Allora, qui il problema è grosso. Pari opportunità tra donne e uomini per accedere al mondo degli uomini, cioè eh, identificando donne e uomini. In termini di sesso, non di genere, secondo la maniera originaria, quello che si vuole è che tanto le une quanto gli altri possano fare ciò che finora hanno fatto solo gli altri. Ecco, a me, per esempio, le donne soldato hanno fatto orrore. Io non avrei mai voluto che eh, un esito dell'emancipazione men che meno della liberazione perché certo quello non, non lo esprime eh, delle donne fosse incorporare fare proprie i valori del militarismo Ma questo è accaduto e questo adesso è il modo in cui si utilizza la parola genere eh, con questa evoluzione que che nos ha explicado eh, hacia las teorías queer nos podemos cuestionar entonces si la. El, el género, la palabra género en sí misma, todavía eh, tiene eh, utilidad o ya tendríamos que, que deshacernos de ellas desde una perspectiva feminista. Pero lo pone como interrogante. ¿vale? Imagino que luego volverá a darnos también uh, más, de, más detalles, pero eh, en este momento lo que más nos, nos explica es la situación paradójica en la que nos encontramos actualmente. Eh, donde si 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 la utilización de la palabra género había sido eh una provocación eh por parte de las feministas hoy eh la, la esta misma utilización lejos de ser revolucionaria, es eh, una utilización partidista en la que la palabra se vacía y se neutraliza de cualquier carga política reivindicativa. Eh, por esto ya lo considero una paradoja, porque naturalizar una palabra que había sido... En, utilizada inicialmente con un punto de vista muy cargado políticamente, con un punto de vaciándola completamente, es una paradoja. Como ejemplo, nos explica, por ejemplo, que eh, en Torino eh, hay una de las instituciones eh, que se ocupa de las políticas de género, pero reduciendo esta con este, dentro de este nombre, solo se ocupa de las pari oportunidades entre hombres y mujeres. Con lo cual, eh, básicamente se ocupa de cómo las mujeres pueden tener acceso a un mundo que está construido en base a lo masculino o masculinizados. ¿vale? Eh, ella está profundamente en contra de esta, de esta visión eh, en cuanto, eh, y, y como pacifista además, reivindica por ejemplo como la, la horroriza el hecho de que haya mujeres soldado eh, y la, la asunción, di stereotipi e roles maschili in una maniera diretta per avere questa parità di opportunità. Ecco, quello appunto che, che sta capitando in questa, eh, in questa filone principale che ha assunto, hanno assunto, hanno assunto le politiche di pari opportunità chiamate di genere o simili, eh, quello che... Più mi sembra pericoloso, e pericolo, non è solo un rischio: sta avvenendo, è che per questa via cioè, prevale la integrazione, la omologazione al maschile, non l'apertura la di spazi alternativi che esprimano altre, altre possibilità, altre potenzialità. Ecco, eh, a questo punto mh, passerei a concludere con una recente situazione italiana, perché quello che mi sembra è che questo tipo di paradosso, al di là del difendere o non difendere l'uso del termine genere, rinvia a un problema cruciale. Qual è attualmente la capacità di incidenza, anche teorica, perché il modo in cui si concepisce il mondo è fondamentale per come nel mondo si agisce. Eh, qual è la situazione dei femminismi? Lo dico al plurale, perché anche questo forse gli ultimi decenni ce lo hanno insegnato. Non, non c'è un noi femminista, eh, ci sono stati, ci sono tanti modi di, di porsi come femministe. Bueno, eh, lo más peligroso eh, es que eh, en este momento lo que está prevaleciendo es una integración y homologación a lo masculino y no eh, con la utilización del término género, en lugar de una abertura de espacios alternativos eh, y eh, diferentes. Eh, para explicarnos esto y para, y para ir hacia las conclusiones, quiere mencionarnos eh, algo de la actual situación italiana. Eh, contestando un poco o, o haciéndose un poco la pregunta de cuál es la capacidad de incidencia de los feminismos en el contexto italiano entendiendo por incidencia también una incidencia teórica en cuanto a la producción de conocimiento y de saber también es una producción práctica. Ecco la, la vicenda recente a cui aciendo y me rendo conto que debo assolutamente abbreviare un po' perché ho già preso troppo tempo eh, la vicenda recente è un incontro che si è tenuto all'inizio di ottobre a Pestum forse il nome vi evoca una eh, cittadina in, in Campania con resti eh, archeologici molto importanti e che era, è stato il secondo incontro nazionale del femminismo, dei femminismi italiani. Il primo era stato lo scorso anno, sempre a Pestum, e la scelta di quella località rimandava a, una, um, a un una, um, caso più antico, nel 1976 c'era stato lì un incontro di femministe. Allora, alcune giovani donne hanno voluto cercare un, con uno scambio, un confronto aperto a donne di tutte le età, e qui interviene anche un elemento generazionale che ha avuto un suo peso nelle dinamiche dell'incontro, e eh, è stato sono stati organizzati nel 2012 e nel 2013 appunto queste due situazioni. 1277? 76. 1976, ah, vale. femminismo. E infatti, <ride> Ma infatti dicevo io... <ride> Ha habido un pequeño sí. problema de, de comprensión, dice: no puede ser esto. Bueno, el, el ejemplo que nos quieres eh, explicar tiene que ver con eh, un encuentro que ha habido en octubre en Pestum, ciudad campana, que quizás alguna conocéis por sus eh, restos arqueológicos, pero que eh, en este caso trataremos por un eh, menos conocido encuentro feminista, en que en el 2003, eh, 2013, perdonad, eh, tuvo lugar su segunda edición. ¿vale? La elección de esta, de esta localidad ha sido debida a que eh, allí se realizó en 1976 un encuentro previo, eh, un, un encuentro feminista. Por lo tanto, jóvenes eh, feministas decidieron eh, organizar allí también el reconocimiento a lo que ha sido la historia y eh, abriendo este encuentro también a un encuentro. Eh, Intergenerazionale entre mujeres más jóvenes e mas eh, storicas. Ecco la m, cosa interessante: una, un aspetto interessante è che il primo, 2012, è stato eh, convocato a partire da un testo scritto da femministe storiche, mettiamolo tra virgolette, quelle che vengono considerate figure storiche di riferimento perché presenti da decenni nel, nel femminismo. Quello del 2013 invece, dopo una discussione anche non facile, eh, è stato organizzato, è stato affidato, la sua organizzazione è stata affidata, a gruppi di giovani donne e questo ha portato abbastanza a una diversificazione fra le due situazioni. Una diferencia importante entre los dos encuentros es que eh, mientras el primero ha sido organizado a partir de la convocatoria de, y de un texto escrito por la que podremos definir como una feminista histórica, ¿vale? con este término eh, curioso, el del 2013... Dopo de molti debattiti, accordi e disaccordi, finalmente si decise che lo organizzarono gruppi di donne giovani. E questo ha marcato una grande differenzialità tra il primo e il secondo incontro. In entrambi i casi venne stato scelto un titolo che eh, ha una sua valenza epistemologica. Eh, 2012, Primum Vivere. 2013, libera ergo sum. Il primum vivere del 2012, chiaramente, è una, una ripresa tagliata del primum vivere dei filosofari che viene attribuito ad Aristotele. Attribuzione dubbia, però, se si fa risalire ad Aristotele. Libera ergo sum, evidente, è una... Eh, una um, revisione radicale del cogito cartesiano, cogito ergo sum. Vado avanti? Sì. E l'aver tagliato nel primo caso Deinde Filosofari e aver tenuto Primum Vivere, in un certo senso è una scelta netta di quel che conta è l'esperienza di vita e occuparsi delle condizioni di vita. Non è che ciò debba necessariamente preludere come priorità al pensiero filosofico, all'investimento invece così fondamentale nella tradizione maschile. Libera, ergo sum, scelto da, dalle giovani, è Affermandomi nella mia libertà che io esisto nel mondo. Non come pensiero razionale il cogito, ma affermandomi nella mia libertà. I eh, titoli delle due uh, edizioni. han seguido una misma, una misma lógica, eh, sin embargo, han, 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 los resultados han sido muy diferentes. En el primero, la primera edición eh, se llamó, eh, disculpar mi, mi pésimo latín, primum vivere, eh, reduciendo una frase eh, que se atribuye, según ella, no del todo correctamente, pero bueno, que se suele atribuir a Aristóteles, que es primum vivere en di filosofio y Que sería primer, primero vivir y luego de filosofar, ¿vale? Y entonces se ha cortado y luego filosofar, y se ha dejado el primero vivere. Eh, en la segunda edición, en cambio, ha habido una transformación de la eh, famosa frase cartesiana de cogito ergo sum y el título ha sido libero ergo sum, Libera ergo sum. Eh, obviamente, estas dos, estos dos tipos de tratamiento de, de unas frases clásicas marcan ya una diferencia muy importante. En el primer caso, que en el 2012, que si nos acordamos estaba más relacionado a eh, un trabajo de feminismo, feministas históricas, eh, se daba particular importancia a lo que es la experiencia de vida y eh, la, que el feminismo siempre ha marcado de ocuparse de, la, de las cotidianidades de los sujetos. Eh, sin embargo, no había una directa. Eh, ataque o, o, o preclusión de la importancia de lo que es el pensamiento filosófico. En cambio en la segunda edición con uh, esta transformación radical de la frase de, Car de, Cartes de Cartesiana eh, hay una afirmación clara de eh, la, la propia libertad más allá de lo que es el pensamiento y el raciocinio. En ecco, e esta libertad Affermata da giovani perché loro, questi gruppi hanno scelto di dare quel titolo, forse e più che forse c'era eh, anche la una, una rivendicazione di liberarsi dalla eh, dipendenza dalle femministe storiche, dalla dipendenza o dal peso, perché non anche se eh, non accettandolo, cercando di svincolarsene, in ogni caso le giovani vivono in relazione con eh, ambienti in cui figure più consolidate esercitano un peso e questo crea difficoltà crea anche proprio problemi di rapporti, situazioni in cui più anziane hanno potuto avere dei percorsi più solidi, anche per esempio all'interno degli studi universitari o della ricerca. Eh, giovani molto difficilmente riescono anche soltanto a entrare con posizioni stabili o almeno solide nell'università e nella ricerca. E quindi queste tensioni certamente ci sono, ci sono state, ci sono, però la, la differenziaz le differenziazioni più importanti secondo me non sono state quelle per generazioni, per fascia di età, ma per proprio esperienze di vita. Faccio un esempio che forse molto concreto, che forse... Fa capire cosa intendo. Per eh, giovani donne la questione della precarietà è assolutamente centrale e in qualche modo eh, plasma tutti i loro tentativi di orientarsi nel mondo. Ma è stato fatto notare da un'anziana che è intervenuta la precarietà non è soltanto quella delle giovani che non trovano un lavoro o lo trovano nero e a termine. È precaria anche la vita di un'anziana senza pensione o con mezzi troppo scarsi. Ed è una precarietà materiale che corrisponde però ad una eh, mancanza o perdita di riconoscimento sociale. Eh, sin embargo, este, volviendo al, al segundo título, el del 2013, mil Ergo Sum. Eh, aparte del sentido que ya hemos visto anteriormente, probablemente se le puede atribuir otro sentido eh, que le atribuían las jóvenes que lo han propuesto, que es una, un poco la reivindicación de liberarse de la dependencia o del peso de lo que son las feministas históricas. Dependencia o peso que es vivido de manera particularmente fuerte y con, uh, con problemas uh, relacionales importantes también debido a que eh, varias feministas históricas han conseguido, eh, de alguna manera, eh, ser reconocidas y tener una cierta estabilidad en espacios a veces académicos o en otros espacios, eh, mientras que eh, las jóvenes eh, se encuentran en una situación donde es eh, prácticamente imposible en, esta, en este momento consolidar eh, cualquier tipo de trayectoria. Sin embargo, para ella, esta, esta diferencia y este, este difícil encuentro que a veces hay no se debe simplemente a una cuestión generacional, sino también a una cuestión de experiencia, experiencia de vida. Para explicarnos esto, por ejemplo, nos, nos uh, menciona cómo la cuestión de la precariedad, como seguramente sabréis, es una, uh, un elemento fundamental en uh, los discursos de, la, de las feministas jóvenes, porque es un, un, uh, un elemento que cruza todas sus vidas. Eh, sin embargo, como en una intervención que hizo una, una mujer más... Histórica, <laughs> volvemos a este término. Esta, esta precariedad eh, no, no es eh, exclusivo, patrimonio exclusivo de las jóvenes, sino, por ejemplo, la están viviendo en este momento muchas mujeres eh, mayores que eh, pierden la consolidación que habían tenido anteriormente y que con la caída de, del estado del bienestar se encuentran en una situación de eh, desamparo y de precariedad. Bastante fuerte. Ecco, e adesso davvero finisco eh, con questa considerazione. Molti, a mio parere forse troppi, interventi nelle plenarie e nei eh, laboratori di Pestum hanno eh, riproposto la, il partire da sé, istanza femminista delle origini. Partire da sé, cioè il, è la tua esperienza di vita quella che ti può orientare nel mondo e quella che ti porta anche a incontrare le altre e ad agire insieme. Il partire da sé attuale però rischia di essere molto fermarsi a sé, cioè rischia di diventare molto, molto mh, senza respiro. Eh, senza aperture. Ai tempi, cioè anni 70-80, il partire da sé era accompagnato dal voler cambiare il mondo. Ora, perfino, non, perfino, non perché sia particolarmente strano, ma anche in un campo apparentemente così ehm, astratto come quello del sapere scientifico, peraltro la scienza entra così pesantemente nei processi socio-economici e culturali di tutte e tutti noi che non si può considerare astratta, ma anche in quel campo Evelyn Foskeller scriveva che quel che le femministe volevano era non meno che cambiare la scienza, cambiare il mondo. Ora, questa istanza è l'istanza del eh, tenere aperte alternative perché ci si pone come soggetti alternativi. E quindi quel paradosso del genere reso neutro va, a mio parere, eh, non so dire se superato. Certo, se ne può... Eh, si può tentare di svincolarsene soltanto se si recupera una, una intenzionalità alternativa che, partendo dal sé femminista, disegni altri percorsi per altri mondi. Vale, eh, en su opinión eh, muchas o incluso demasiadas intervenciones eh, han vuelto a, a centrarse en lo que es el clásico concepto feminismo de partir de sí mismas. Eh, una experiencia que eh, permite eh, reconocerte y eh, también eh, conocer tu mundo y encontrar en él. Uh, otros sujetos y otras subjetividades con las cuales trabajar y organizarse conjuntamente. Pero una experiencia que, según ella, en este momento, riesga de uh, transformarse en quedarse en sí misma, uh, en cuanto falta esta, esta capacidad luego de trabajo colectivo y por qué falta porque quizás en su opinión en los años 70 en que este, este lema era particularmente importante había una clara voluntad también de eh, cambiar el mundo y este, este cambio de mundo también uh, es, se proponía en las críticas epistemológicas a la ciencia, en la que Evelyn Foskeller estaba proponiendo cambiar la ciencia, cambiar el mundo. Eh, sin embargo, eh, para poder superar este paradigma de la neutralización del género, eh, desde su punto de vista, eh, se puede realizar solo si. Eh, Rompemos, eh, perdonar. So, solo si reempezamos esta intencionalidad eh, de partir de sí para cambiar el mundo, para crear otro mundo. Si nos olvidamos de esta última parte, nos quedamos en un partir de sí que quieren quedarse en sí. Poco, ma non poi così poco, che mi è perso di riuscire a seguire della tua traduzione, veramente la, eh, il fatto che tu abbia mh, grande dimestichezza, eh, antica dimestichezza, antica per quanto tu sia giovane, eh, ma mh, profonda dimestichezza con questi, questi temi, ha fatto sì che io mi sentissi, per quel che capivo, Resa perfectamente en los conceptos, al di de las palabras. en ciertos casos, incluso mejor de como lo he dicho yo. Bueno, si está concluyendo dándome las gracias por las traducciones, que, que por lo que entiendo, en castellano le, le han gustado y le parece que el hecho siempre es más fácil traducir cuando sabes un poco del tema, y entonces, claro. Le he podido, aunque sí he utilizado otras palabras, más o menos se siente reconocida en la, en la traducción que he hecho. Gracias a ti por esto. <laughs> También. Y bueno, una. una sí. Dicho esto, si os parece, pasamos a, a un diálogo un poco más colectivo y por lo tanto cualquier tipo de pregunta, eh, información, afirmación. Aportación que queráis hacer en cualquier idioma, según el idioma que hagáis, la traduciremos de un lado o de otro. O sea que no nos. Bueno, cualquier. Veo algunas personas que si hablan en su idioma no podré traducirlo, o sea que ellas saben que mejor dentro de lo que más o menos dominamos. Vale, gracias. Eh, me gustaría preguntar. Cuando he hablado del cambio desde la objetividad y universalismo hacia subjetividad y, y entre comillas que se puede definir como parcialismo, ¿no? Esta, la crítica que hace el feminismo eh, sobre el sujeto racional que está definido como lo masculino eh, ha recibido algunas críticas desde la filosofía, especialmente la filosofía política, eh, por ser relativismo o mm, aparecer re, eh, re, relativista, por lo tanto, eh, dejar espacios eh, vacíos que pueden violar, entre comillas, los derechos de, de las mujeres que se han ganado eh, dentro de, los, bueno, se ha ganado los años últimos y que se han perdido. Eh, algunas eh, batallas, pero ha sido muy importante. Entonces, ¿ella cómo respondería esta crítica de acercar al relativismo cuando hablamos de subjetividad y los puntos de vistas diversas y las experiencias de cotidianidad de las mujeres? El relativismo, según me, no es de per se sí una perspectiva. Eh, da una prospettiva da, da scartare come assolutamente inaccettabile. Relativismo, a mio parere, può significare considerare le eh, posizioni che si assumono, le, mh, i percorsi politici eh, o conoscitivi, abbiamo discusso prima, che si vogliono perseguire. In termini relativi al, a ciò che ci si propone e quindi a chi si è, in, in, che, in che situazione ci si radica e verso dove si vuole andare. Allora, è un se il relativismo significa contestualizzare le, I modi di intervento nella realtà sociopolitica, quel che è, eh, a mio parere, è un atteggiamento eh, da, da praticare. Senza nessuna. mentre considero rifarsi a dei principi assoluti estremamente, eh, estremamente pericoloso non solo pericoloso, ma espressione di una vocazione alla, alla dominanza, al totalitarismo mentale e eh, politico esiziale per, proprio per i diritti. Ora, i diritti conquistati dalle donne sono diritti, per esempio, noi, Donne italiane, donne spagnole, voi per certi aspetti mi pare che abbiate avuto riconoscimenti di diritti al di là di quelli eh, ottenuti in Italia. Ma consideriamo diritti acquisiti mh, alcuni relativi, non lo so, diritto di eh, interruzione di gravidanza, per dire, in una cultura in cui attorno a noi c'è una società, almeno in Italia, fortemente ostile e eh, uno dei problemi pratici è l'obiezione di coscienza dilagante per cui quasi non ci sono più medici disposti a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, nonostante la legge mh, imponga che in ogni struttura sanitaria sia a disposizione. Allora, quello è un diritto assoluto. Per me è un diritto eh, relativo alla libertà della donna, di una donna, che eh, rivendica la propria autonomia di scelta. Non mi sento di affermarlo in assoluto. In altre culture una donna può rivendicare il proprio diritto ad essere assecondata, aiutata, a poter in ogni, in ogni caso, se lo vuole, poter tenere, proseguire la gravidanza, tenere il bambino. Allora, un diritto assoluto, a mio parere, prevarica sulla disponibilità a tener conto delle storie, delle, delle storie culturali, delle storie di vita che si hanno alle spalle in questa o in quella situazione. Considera che dal suo punto di vista il relativismo non è una prospettiva da scartare completamente. Il eh, relativismo può significare considerare che le posizioni che assumono e eh, le precondizioni en términos eh, a lo relativo, eh, perdonar, eh, las condiciones eh, tanto de los sujetos, eh, de condiciones materiales de donde se sitúan eh, y también eh, de lo que se proponen los sujetos. Eh, por lo tanto, dónde estamos radicadas y dónde queremos ir. Si el relativismo, por lo tanto, es contextualizar, en su opinión no es una crítica y sí que se tiene que aplicar. Eh, lo, lo contrario sería eh, muy peligroso y nos llevaría a un absolutismo que nos llevaría a un reflejo de totalitarismo y autoritarismo. En ese sentido, volviendo a la otra parte de, las, de la pregunta que hacías en relación a los derechos de las mujeres, que eh, según ellas, son una, hay más derechos adquiridos aquí en el Estado español que en Italia. Aquí podríamos tener una discusión al respecto, pero bueno. Eh, hace eh, referencia, por ejemplo, la, al derecho que tenemos de o que tendremos que tener eh, de eh, interrupción de embarazo. Eh, eh, en, en, desde su punto de vista esto es un derecho que hemos alcanzado eh, dentro de unas sociedades como las nuestras, que, están, que son hostiles a esta, esta opción y a esta posibilidad. Pero no tiene que ser considerado como derechos absolutos. En, uh, en este contexto, según ella, eh, es un derecho relativo. De las libertades de mujeres que eh, quieren poder decidir sobre eh, si seguir o no seguir un embarazo. Pero, por ejemplo, en otras culturas podría ser que eh, quizás este, este derecho, eh, en cambio, eh, haya otro derecho que no esté respetado, que es quizás el derecho a decidir seguir un embarazo. ¿Vale? Y por lo tanto, estos derechos también han de considerarse en sentido eh, relativo y contextual y no se pueden eh, absolutizar. Por esto, eh, la, la respuesta a lo que tú comentabas. Hola. Eh, bueno, felicitar y agradecer esta, esta interesante conferencia. Eh, y estoy encantada de escucharte porque estoy... Eh, investigando un poco en el área de ciencia y, y género y educación científica, y he leído bastante sobre críticas epistemológicas desde la biología, desde la química, incluso. Y claro, la física realmente es una cosa tan difícil de hacer, porque preguntarse cuáles serían, yo creo que las, las aportaciones que las feministas podemos hacer dentro de la física casi. Casi sería como reinventar la física, porque la física, como estudio de o este intento de tener una explicación justamente no situada, sino que leyes generales y todo esto es como bastante contradictorio. O se pone, pone en cuestión eh, la, la visión de conocimiento situados. Debe ser dificilísima de ser aceptada por una comunidad científica física tradicional, que es la que, que es la que hay. Entonces la pregunta è: più che altro, che riflessioni hai potuto fare rispetto alla nuova fisica che potríamos generare, o questa reinven reinvenzione della fisica che mi immagino. L'impresa della critica eh, di genere della, della fisica è stata sin dagli inizi molto più ardua che non in, in biologia. E infatti sono. Eh, abbastanza rapidamente comparsi mh, studi e poi anche volumi di, di reinvenzione, almeno di parte della biologia, eh, uscendo dalla tradizione del pensiero fino ad allora costruito da, da uomini e secondo canoni del maschile, non è accaduto in fisica. Per i primi, certamente tu conosci quanto di, per esempio, revisione della primatologia è stato fatto, quanto di revisione della biologia del corpo, dello studio del corpo di donne e uomini, e quanto questo ha avuto riflessi in medicina per aprire proprio nuove. Cioè, in quel caso, per imporre da parte di volontà tenace di, di donne che si tenesse conto delle differenze, eh, in questo caso di sesso piuttosto, tra donne e uomini, ma era questione di genere che non si fossero prima considerati non lo so il fatto stesso che un cuore femminile ha, ehm, risponde in modo diverso a certi impulsi rispetto a un cuore maschile per come è organizzato il corpo oppure tutto la, tutto, tutti gli equilibri ormonali in fisica è molto molto più è stato e, e rimane molto più complicato una fisica alternativa una fisica femminista alternativa non è mai stata tentata da nessuno, nessuna. Eh, Ivane Foskeller, in un certo senso, partiva di lì, i suoi primi lavori erano di ricerca in fisica, si era però spostata velocemente e per ragioni più che altro di fuga da un ambiente ostile in biofisica, e, e poi è prevalsa la critica della scienza. Applicata dagli anni Ottanta in poi soprattutto alla biologia. Infatti, citavo prima il secolo del gene, eh, uno dei tanti suoi lavori. Perché in fisica non, eh, non ci si prova nemmeno? Perché, a mio parere, fin dagli inizi del Seicento, la fisica intanto è stata la scienza portante. Ora sta perdendo questo ruolo e lo sta assumendo la biologia, biologia rivista attraverso le biotecnologie. Fisica, scienza portante, proprio perché eh, capace di affermazioni assolute. Mentre in, um, in biologia margini maggiori di dipendenza dall'osservatore osservatrice potevano essere riconosciuti. Ora, io credo che dovrebbe essere portata più a fondo la, la eh, decostruzione. La decostruzione della, della, eh, della eh, fisica, così come è stata, è stata prodotta e poi sviluppata nei secoli, in modo da farne emergere le fortissime relazioni alla pretesa di razionalità assoluta, appunto eh, maschili. Faccio solo un esempio. Io ho insegnato fisica per molti anni in diversi campi, in particolare quando insegnavo eh, fisica generale e quindi anche i fondamenti della, della meccanica e perciò mi dovevo rifare ai primi studi di Galilei. Quasi inevitabilmente i volumi che, che potevo proporre agli studenti e alle studentesse perché quelli erano a disposizione eh, discutevano della balistica, che è la teoria del moto dei gravi. Allora io ostinatamente, arrivato a quel punto, dicevo, ora parliamo di teoria del moto dei gravi, che la si chiama balistica, ha a che fare... Col fatto che Galilei a Padova era sollecitato dagli interessi di sviluppo della balistica di chi lo pagava sostanzialmente. Adesso la fisica eh, contemporanea è stata fortemente sollecitata dall'interesse di sviluppare le ricerche verso part le particelle fondamentali, sempre più fondamentali, facendo crescere un edificio mostruoso di, ehm, di scavo verso le radici e di espansione verso tutto l'universo che non ha tanto senso, come dire, di per sé, ma che è voluto dalle dinamiche del gigantismo tecnologico e dal fatto che anche la, la fisica oggi è largamente... Lo è da secoli, non di osservazione, ma di costruzione degli oggetti. Oggi, costruzione attraverso gli acceleratori degli scontri di particelle, che poi quello sia il bosone di Higgs, ha senso all'interno di tutto un edificio che prevede entro quella teoria che sia il bosone di Higgs, ma quella è una teoria con tutta la parzialità che hanno le sistemazioni teoriche. Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver, um, obviamente está de acuerdo contigo que la crítica a la física ha sido mucho más complicada que en biología. De hecho, casi desde el principio de, la, de las críticas feministas epistemológicas feministas a la ciencia han surgido uh, textos de biología. Uh, que intentaban proponer un trabajo no androcéntrico, eh, como por ejemplo todos los que son los estudios de primatología o eh, los estudios de biología desde el cuerpo, que también han tenido unos efectos directos en lo que es la medicina, pero lo mismo no, no ha ocurrido en física. Eh, de hecho, esta ha sido quizás eh, lo que intentó en sus orígenes Evelyn Foskeller, eh, que pero luego se, se desplazó al ambiente de la, de la biofísica y, des, y sucesivamente la crítica a la ciencia en sí misma, probablemente también por la hostilidad eh, específica que encontró en el ambiente. Eh, ¿Por qué no se intenta este trabajo en física? Es una pregunta muy, muy interesante eh, y que, eh, según ella, tiene que ver con ah, el hecho de que eh, la física ha sido, desde el 600, una de las uh, disciplinas uh, fundantes de la, de la ciencia eh, y, por lo tanto, considerada capaz de hacer observaciones absolutas. Eh, un tipo de, de privilegio o de, de posición que en este momento, según ella, está asumiendo la biotecnología. ¿vale? Eh, sin embargo, es, una, es algo que, eh, en su opinión, es extremadamente importante hacer, eh, porque también este absolutismo de la física eh, no es tal. De hecho, ella nos, uh, nos cuenta, por ejemplo, eh, cómo eh, en su experiencia docente, cuando tenía que explicar eh, dentro de los cursos de física general los fundamentos de la mecánica y, por lo tanto, hace referencia a Galileo. Eh, buscando textos de referencia que eh, hablasen del de, de fundamento de la mecánica, eh, hablaban específicamente eh, de lo que era la balística. Que eh, otra cosa no es que, a ver si lo traduzco bien, porque es una <laughs> la eh, teoría de las movilidades de los cuerpos. No, sí, pero la estudiante del proyectil es balística. En cambio, ya dice que tiene, que tiene otro nombre, que no está relacionado a la balística en sí misma, que es como la teoría del, del movimiento de los cuerpos. ¿vale? No sé exactamente en física el, el nombre que tiene en castellano, lo siento. Eh, y... Eh, explícita cómo se ha ido asumiendo este nombre, se ha subsumido esta teoría con el nombre de balística, porque en este momento Galileo tenía unas fundaciones, unos financiamientos por parte de personas que estaban interesadas en la balística. Por lo tanto, esto ya nos hace ver cómo la física no hace unas investigaciones absolutas. De hecho, esta... Además, muchas veces se habla de la física como uh, una ciencia, eh, digamos, eminentemente teórica, en cambio, ya dice que es una ciencia que eh, está muy dirigida a la construcción de objetos. Por ejemplo, hoy en día en la física contemporánea hay todo un énfasis hasta hacia las uh, investigaciones, hacia las uh, partículas fundamentales, y me disculpen los físicos si me equivoco, y las físicas si me equivoco en los términos, eh, que por un lado va hacia la búsqueda de las raíces y por el otro lado uh, propone una expansión hacia el universo. Y eh, estas, dos, uh, estas dos tensiones que se están produciendo en física no se deben a un interés repentino de los físicos, sino a, a las uh, dinámicas y a los intereses de lo que es el gigantismo tecnológico. ¿vale? Y por lo tanto vemos cómo esta relación uh, utilitarística hace que la física nunca haya sido y no, no siga, siga no siendo absoluta. Che prospettiva vede per che nel futuro la scienza accetti le metodologie di investigazione femminista? Temo di poter rispondere, dover rispondere quasi nessuna. Perché, intanto, l'epistemologia femminista eh, va pluralizzata, a mio parere. Perché? Anche le epistemologie o metodologie femministe, immagino che Barbara sia d'accordo, sono molte, diversificate e cambiano nel corso del tempo. E come ho cercato di discutere, in un certo senso, la, la prima, eh, il primo momento rivoluzionario dell'introduzione dell'attenzione al segno di genere, l'imprinting di genere della scienza, Oggi in quei termini non regge più. Secondo me, così come il grande cambiamento di metafora dal mondo, dal mondo organismo, dalla natura organismo, alla natura macchina, è avvenuto all'interno di un processo storico complesso che ha riguardato. I, i modi di, di produzione, i rapporti sociali, la ridefinizione dei ruoli di genere e così via, e la scienza ne è stata e ne è ancora una colonna portante, io credo che per cambiarne alle radici l'impostazione, alle radici tanto da accettare quello che poi uno dei Cardini delle epistemologie dell femministe, cioè la consapevolezza della parzialità, l'attenzione per il eh, chiamiamolo il carattere situato con Dan Haraway, del, dei saperi, ecco perché accada questo, occorrono radicali cambiamenti di Rapporti sociali, rapporti di potere, funzione della scienza nella società. Finché la scienza, e insisto tecnoscienze oggi perché è molto diverso dai tempi di Galilei, eh, finché le tecnoscienze servono anche a dominare il mondo, per chi se ne, ne sa valere meglio, non credo che ne cambi l'orizzonte. Eh, bueno, no se ve muy optimista al respecto. Eh, al principio dice que, que ninguno eh, y especifica que de todas maneras se tendría que eh, hablar o recordarnos que hay diferentes epistemologías feministas eh, y que por lo tanto, pues de qué manera las epistemologías consiguen eh, cambiar la ciencia. De todas maneras… Eh, alguna de las, de las primeras críticas epistemológicas, quizás, eh podemos sí considerar que no son tan válidas y tan, tan importantes como, como en la anterioridad, porque algunas pequeñas modificaciones se han realizado, pero para que se pueda producir un cambio real de paradigma como el que se ha producido desde la naturaleza como organismo a la de naturaleza como máquina, eh, hay que tener en cuenta que esa este, transformación se ha producido dentro de un proceso histórico eh, de cambio económico, político y social, del cual la ciencia es solo una de las partes. Por lo tanto, por cambiar a las raíces de la impostación eh, de la ciencia, es necesario también un cambio de estas uh, relaciones uh, sociales uh, e históricas. Eh, hace falta uh, producir cambiamientos uh, radicales en lo que son los, uh, las relaciones sociales y, sobre todo, las estructuras y las relaciones de poder. Uh, hasta que eh, y, y, y también la relación de la ciencia con la sociedad ¿Hasta cuan, fin a cuando, o hasta cuándo perdonar eh, la ciencia o la tecnociencia hoy en día se configura como una, una, una eh, un elemento capaz de producir eh, control elementos que, que sirven para el control de la sociedad Eh, ovviamente, non avrà questo cambio di paradigma. C'è un eh, volume, mi pare uscito 2000-2001, di Londa Schibinger che ha come titolo un interrogativo: Has feminism changed science? Ecco, e passa in rassegna. Le varie discipline scientifiche, i vari campi del sapere scientifico, medicina, biologia e poi arriva alla matematica, alla fisica e eh, registra i cambiamenti avvenuti e in corso in biologia e medicina, quelli appunto a cui accennavamo prima, lì oltretutto donne. Eh, donne entrate con una soggettività femminista forte e con un'intenzionalità forte a cambiare biologia e medicina hanno prodotto degli effetti perché hanno eh, cercato di, mh, di affermare la necessità di studiare certi aspetti che prima erano totalmente ignorati. In fisica e matematica uno dei problemi è che eh, donne in fisica e matematica, molto più che in altre discipline, si considerano scienziate pure, scienziate neutre, <ride> cioè, eh, proprio per carat le caratteristiche della fisica e della matematica, i più assoluti dei saperi, per, in vario modo tra i due, però i più assoluti, eh, chi si appassiona donna a quella ricerca, non, eh, non concepisce neanche la possibilità che sia diversa dalla matematica, la fisica, da come la si fa. Eh, ci sono state tantissime eh, storie, anche dibattiti molto vivaci. Coordinamente in Italia abbiamo tuttora un'associazione donne di scienza che si, pon, si pone il problema di migliorare il modo delle donne di stare nella scienza, in questa scienza prevalentemente. E quindi torniamo al punto di partenza. O c'è una soggettività proiettata verso il cambiamento o il cambiamento non avviene per il solo fatto che entrano più donne. Eh, hai un lavoro di Linda Sieberg. De que es de hace muy poquito, que uh, se pregunta uh, de qué manera las mujeres uh, han cambiado o cambian la ciencia. Eh, y lo hace en diferentes ámbitos disciplinarios. Eh, según nos reporta Elisabetta, en uh, el ámbito de la medicina y la biología, la entrada como científicas de muchas mujeres feministas ha producido eh, cambios directos en, uh, en las prácticas de estas disciplinas. En cambio, uh, parece ser que uno de los problemas detectados por la autora es que muchas de las mujeres que uh, uh, se, se divienen científicas en los campos de la matemática y la física son mujeres que creen en la neutralidad de la ciencia y por lo tanto no, no piensan que se tenga que hacer este proceso de subversión de la ciencia. Eh, en ese sentido, por ejemplo, nos mencionas cómo existen diferentes asociaciones de mujeres científicas que apuestan para mejorar la participación de las mujeres en los espacios científicos sin por esto transformarlos. Eh, desde su punto de vista, hasta que eh, no hay una, una voluntad de transformación, obviamente eh, la transformación no se producirá. Aquí quizás hay una diferencia, aprovecho que tengo el micrófono para decir algo, entre lo que nos proponía ella y lo que pienso, que nos ha hablado también del hecho que quizás hay pocas mujeres que por la misma estructura de la, de la matemática y de la física se, se apasionan. A, la, a estos ámbitos yo creo que quizás hay pocas mujeres aparte de la cuestión de la pasión que no lo sé tanto es que también hay pocas mujeres que pueden seguir y crecer y tener posiciones en estos ámbitos uh, y no solo apasionarse pero bueno, es una pequeña diferencia ya que solo estaba traduciendo introducido un, un, una, un granito donde que eh... si dedicano alla fisica e alla matematica, ce ne sono eh, sempre di più. E secondo me è, è proprio, chiamiamolo, il paradigma della, della, che in fisica e in matematica ancora domina della conoscenza assoluta, eh, che o viene condiviso, o non, non, non ha neanche senso. Quindi, o viene messo in discussione, e allora accade che ci si dedichi piuttosto all'analisi critica che non alla produzione di ricerche in fisica o in matematica, o si fa, ci si dedica a quella ricerca. Io parlavo di passione perché spesso. Amiche, anche hanno rivendicato la loro passione e in un certo senso il diritto a seguire cammini cui erano appassionate. Eh, contestando a Migranito mi granito di arena, dice che eh, secondo ella sì, sí che hay muchas mujeres fisicas che siempre más e che non no hay tanto che si escappino, tanto eh, sin embargo, che. Es el mismo paradigma en el conocimiento absolutos que o los compartes o no tiene sentido eh, estar en este ámbito. De hecho, eh, las personas que lo ponen en discusión lo que acaban haciendo es dedicándose al análisis crítico y no a, la, a las disciplinas puras en sí misma. ¿Hay más preguntas? Es, es una pregunta, pero no sé si es una aclaración y yo no lo he entendido. ¿no? Con la última parte... Que, o sea, cuando, cuando ha, se ha centrado un poco en lo que era el encuentro feminista de 2013, como haciendo memoria del de 1976 en, en Italia y tal, me he quedado con esta cuestión de eh, o, eh, o sea, partir de sí para cambiar, para transformar el mundo y he creído entender que Elisabetta decía que en la generación de… De las mujeres jóvenes, eso de transformar el mundo no como que no se daba, y entonces entendi, si he entendido bien, la crítica era pues que entonces partir de sí era realmente quedarte en ese lugar, no, no desplazarte. Entonces, claro, la pregunta era ¿qué, qué quiere decir bien bien que, que, que estas mujeres jóvenes de 2013 no consideren la transformación del mundo, no? O sea, ¿por qué dices que no hay esa transformación social en ...in le donne giovani e nel partire da sí. sé. Dunque, io forse... ...anche qui sono perfino più pessimista... nell'opinione nel che mi sono fatta... ...rispetto ai tanti partire da sé... ...che secondo me poi si fermavano lì... ...e non andavano oltre... ...che ho sentito a Pestum. Perché... L'ho sentiti soprattutto non da giovani, ma da donne di, di età diverse, fino anche a decisamente anziane, non so, la mia età. E Perché questo? E', se, e, se, e qui secondo me che si, si sconta la caduta di presa, presa surreale sulla realtà. Dei, dei femminismi e la frammentazione che c'è stata in tanti gruppi, magari ciascuno molto attivo su un tema e che ha quella centralità e la persegue con grande tenacia, ma che non vede, è, è cieco e sordo al fatto che ci siano tanti altri problemi e gruppi femministi magari che, se ne, che li pongono al centro della loro azione. Cioè, secondo me, la differenza è che mentre negli anni 70, diciamo, le giovani di allora eh, vivevano anche in un contesto che era ampiamente proteso a cambiare il mondo, e ampiamente partecipe della fiducia, dell'entusiasmo circa la possibilità di farlo, il contesto di oggi ha smorzato molti degli entusiasmi di chi allora già eh, c'era allora e li aveva. E certo non li ha accesi nelle giovani di oggi. Per cui... Quello che secondo me rende molto pesante la situazione è che a Pestum, vabbè non, non l'ho detto, ma forse può aiutare a capire cosa intendevo. A Pestum eh, sono stati, intanto premessa, già l'anno scorso e quest'anno la scelta condivisa è che Pestum fosse luogo di incontro, confronto, scambio. Non di decisione. Questa, e l'anno scorso erano un migliaio, quest'anno meno, quasi 500, circa 500. L'anno scorso ci si lasciò, si lasciarono io non ero andata con così, con un congedo aperto. Vediamo, poi è venuta voglia, fuori la voglia rivediamoci, eh, riproviamo a incontrarci. E ehm, quest'anno invece la, la conclusione è stata uno scontro. I, un giorno e mezzo di discussioni in plenaria e nei laboratori era andato molto bene nei termini della voglia di confronto. Eh, alla fine uno scontro oltre il, il termine, perché da parte di alcune eh, sembrava irrinunciabile che lì a Pestum ci si pronunciasse, in particolare eh, a Pestum come collettivo di femministi presenti, ci si pronunciasse su due questioni. Una, circa una legge che stava passando, adesso è passata al Parlamento italiano, che è stata chiamata sul femminicidio. In realtà è una legge di sicurezza che ha, ehm, per molti aspetti, inferiorizzato ulteriormente le donne, riconoscendo ancora meno autonomia alle donne nei percorsi di decisione rispetto ai casi di violenza subita. Questo era uno. E l'altro era... Nei giorni di Pestum c'è stata la tragedia di Lampedusa, dei 366 morti che stavano ripescando dal mare. Esprimere una solidarietà alla sindaca Giuse Nicolini, che è una figura molto bella, di, di eh, totale, totale eh, immedesimazione con l'esperienza dei rifugiati non come altri da respingere ma come persone che arrivano e che hanno diritto di essere accolte riconosciute nel diritto di eh, essere accolte tanto più se in fuga da guerre ecco non ci si è riuscite e c'è stato uno scontro brutto che ha fatto poi andare via con una sensazione penosa, ma cos'è? Un'occasione mancata? Perché? Probabilmente perché è stata tentata una forzatura, non, non se n'era discusso abbastanza, non puoi arrivare all'ultimo momento e a proporre una presa di posizione. E così la difesa della, del processo mh, condiviso di espressione ha portato a non prendere nessuna posizione. Allora, a mio parere, è proprio una manifestazione di come in assenza di un soggetto che sappia costruirsi, non in un momento, in due ore, ma perché ha tutto un percorso insieme, non, eh, non si possono tentare gli exploit così. Bueno, eh, digamos que eh, en primer lugar está comentando que en realidad es aún más pesimista de lo que puede haber aparecido anteriormente en, en su discurso eh, y que eh, quiere hacer una específica que estos. Uh, Partir de sí que ella criticaba, en Pestum no provenían principalmente de mujeres jóvenes, sino provenían de las mujeres que estaban ahí, dentro de las cuales había algunas jóvenes, pero también mujeres históricas, ¿vale? Eh, de todas maneras, ella eh, cree que eh, estamos en un contexto en que los uh, colectivos uh, feministas, uh, por una parte, tienen a perder. Eh, su contacto con la realidad y con la cotidianidad y por otra tener una fuerte fragmentación que hace que eh, incluso hay grupos muy activos sobre un elemento muy específico pero no tienen en cuenta otras problemáticas que igual están tratando otros grupos con los cuales no dialogan básicamente cree que la gran diferencia entre los años 70 y hoy en día es que este clima de voler uh, el, o de pretender un cambio para el mundo un clima mucho más socializado y que hoy en día eh, nos encontramos en un contexto donde quien estaba emocionada por el cambio del mundo ya no lo está y eh, quien ha nacido en este contexto no tiene mucha esperanza de poder conseguir este cambio. No que no lo quiera, sino que no lo vea como algo realmente alcanzable. Eh, después eh, ha explicado más eh, lo que realmente ha pasado en Pestum y uh, haciendo una haciendo una premisa que uh, había una elección uh, compartida que este espacio no tenía que ser un espacio de decisión sino un espacio de encuentro de confronto de, de intercambio etcétera etcétera eh, en el 2012 participaron uh, mil mujeres alrededor de mil mujeres y uh, Acabaron uh, los encuentros uh, de una manera abierta, diciendo, bueno, vamos a ver si tenemos más ganas de encontrarnos o no. La gana surgió, en el 2013 decidieron encontrarse, fueron 500, uh, y uh, han habido el primer día y medio de capacidad de intercambio y crecimiento colectivo y una finalización que ha sido caracterizada por un gran enfrentamiento y eh, una gran uh, desilusión por parte de, de mucha. En su opinión... Eh, el, uh, el enfrentamiento se ha debido a, al hecho de que hay un grupo de mujeres, una, una parte de las mujeres, no he especificado cuántas, no tengo ni idea, eh, pedían fuertemente que hubiese un pronunciamiento colectivo respecto a dos uh, cuestiones básicas y muy, y muy importantes dentro de lo que es uh, el activismo feminista italiano. Y uh, otras uh, no veían que se podía hacer este, este planteamiento colectivo eh, de una manera justo en los últimos momentos de la, del, del encuentro. Las dos propuestas sobre las cuales pronunciarse eran eh, en contra, supongo, de la ley del feminicidio, que eh, es una ley que, que al final ha sido aprobada, que se llama el feminicidio, pero es una ley que eh, en realidad es de, de más de seguridad y que acaba inferiorizando aún ulteriormente a las mujeres en lugar de darnos herramientas o, o favorecernos relaciones de poder men menos fuertes. E altra era un pronunciamento in eh, appoggio all'alcalde Giussi Nicolini, che è l'alcaldessa di Lampedusa che eh, stava intentando in contra de de lo que era el tren nacional, a apoyar a, los, a las personas que, que habían llegado eh, como personas, sino como, como inmigrantes ilegales. ¿no? Eh, en su opinión, obviamente, esta, este, este enfrentamiento es el, la síntoma ¿vale? de eh, lo que es la ausencia de un sujeto colectivo. Eh, feminista por el cual se se ha llegado a este a este enfrentamiento. Y con esto, muchas gracias a todas y sobre todo a Elisabetta por este regalo que nos ha hecho.